Abbiamo iniziato l'8 di aprile il corso Le chiese, l'arte del costruire, geometria, proporzioni e simboli. È un corso proposto a tutti gli amanti dell'architettura, in particolare a progettisti, quindi architetti, ingegneri e quanti si muovono appunto nell'esperienza della progettazione dell'arte del costruire. È un corso che vuole sottolineare in un certo senso la dignità della progettazione e vuole ritornare a quelle che sono le regole fondamentali appunto del costruire, quindi la geometria e il simbolo. E questi incontri sono raggruppati in tre momenti. L'8 di aprile abbiamo avuto il primo incontro centrato sulla proporzione aurea, sulla geometria delle chiese nell'antichità, con un apporto anche di tipo filosofico dato da padre Giuseppe Barzaghi. E nel secondo appuntamento, quello del 20 aprile, abbiamo invece parlato del XX secolo con l'iniziativa appunto di studio e di approfondimento di Le Corbusier, quindi la chiesa di Ronchamp, che è la chiesa diciamo forse più famosa del XX secolo, e l'approfondimento sulla chiesa della Tourette, che rispondono a regole matematiche oltre che simboliche. L'ultimo appuntamento l'abbiamo martedì 4 maggio e tratteremo un tema estremamente interessante che è la progettazione e il sistema metrico, il sistema di proporzioni, il sistema rispondente a un numero plastico messo a punto dal monaco benedettino Hans van der Laan, olandese. Il discorso sull'architettura è un discorso molto affascinante perché è una di quelle arti che non si lasciano toccare, ma ti toccano. È un ambiente che ti circonda, ma è un ambiente rappresentativo, quindi bisogna avere un occhio abbastanza allenato per poterci vedere l'invisibile. L'invisibile è una cosa interessantissima, giocando con le parole. Invisibile è una parola composta da una prefisso in, che potrebbe essere interpretato come una preposizione semplice, in realtà non lo è, oppure nel senso negativo, non visibile. Bene, se io gioco filosoficamente, potrei dire così, che l'invisibile, cioè ciò che non può essere visto, è tale perché è nascosto. Proviamo a immaginare dove sarà nascosto dietro una cosa che invece si vede, e quindi è nascosto nel visibile. Io posso giocare su questo bilanciamento, non visibile perché è nel visibile, per questo non è visibile. Allora, la rappresentatività che è tipica dell'architettura, che abbraccia, avvolge, è proprio questo, dare il senso della presenza dell'invisibile perché viene messo in scena.